Presentiamo una persona che si candida ad essere il sindaco di questa città. La speranza è che possa prendere il mio posto. Anche lei, come me, è stata chiamata. E non è una cosa di poca importanza questa, perché il sindaco deve riscuotere la fiducia di tutti quanti. Nel caso nostro, ovviamente, di tutta la maggioranza che ha governato questa città per 10 anni. Vogliamo collaborare, operare, sostenere la persona, perché quello che vale oggi è il capitale umano e sociale. Noi vogliamo promuovere l'idea di una città che non sia solo un contenitore, ma sia proprio una ricchezza da tramandare alle prossime generazioni, da valorizzare nel presente, da fare in modo che ci sia posto per tutti, semplicità, umiltà, fiducia, coraggio. Questi sono i tratti caratterizzanti di chi un domani dovrà amministrare questa bellissima città, di cui veramente ne andiamo fieri, non solo a livello locale, ma ne andiamo fieri anche a livello nazionale. Cosa avrei voluto fare? Beh, innanzitutto concludere prima possibile quelle opere che sono comunque iniziate, a cominciare per esempio dalla scuola. Probabilmente, insomma, riuscirò a tagliare il nastro almeno prima della scadenza del mio mandato, e quello ritengo che sia un risultato molto molto importante per la città. Consiglio di continuare in questo solco, con ovviamente le innovazioni, perché in 10 anni sono cambiate tante cose, è cambiata la società. La comunicazione che serve per fare una corretta campagna elettorale è quella che dà la massima visibilità al candidato sindaco, ma soprattutto alla squadra, al gruppo che la sostiene, allo staff che le sta intorno, dando un'immagine di efficacia, di efficienza e di organizzazione. Noi ne abbiamo sofferto di più rispetto al risultato elettorale della Lega al marzo scorso, questo è vero. A maggio io spero e credo che le cose possano cambiare. E dai cittadini di Bastia noi ci aspettiamo consenso come l'abbiamo avuto l'altra volta. Fratelli d'Italia di Bastia ha contribuito alla individuazione del candidato sindaco con le altre forze politiche nella figura di Paola Lungarotti. Tutti eravamo convinti che Bastia necessitava di un candidato che fosse un valore aggiunto. Paola Lungarotti è un valore aggiunto e noi ne siamo fieri. L'innovazione può essere da questi punti di vista, può essere un'innovazione tecnologica, ma può essere anche un'innovazione mentale, perché quello che è importante è fare in modo che la nostra mente si allarghi a quelli che sono orizzonti che noi adesso non riusciamo a individuare, ma sono invece orizzonti possibili da raggiungere. Diamo modo veramente dagli incontri di avere anche questi grandi contributi.